Allora, ragazzi, cercheremo di svolgere in maniera molto veloce l'esercizio numero 6 a pagina 83. Allora, guardiamo il primo. Allora, tra questi tre, allora, dobbiamo innanzitutto partire sempre dal sostantivo. Pinus è un sostantivo femminile. In questo caso, pinus è un nominativo singolare. Quindi, come fa il nominativo singolare femminile per gli aggettivi? È alta. Nominativo singolare femminile, quindi è questo, perché entrambi sono al nominativo. Entrambi sono al femminile, entrambi sono singolari. La stessa cosa in questo caso abbiamo domine, dominus domini, quindi padrone, quindi è un sostantivo maschile. Al caso vocativo, qual è l'unico aggettivo che ha il caso vocativo maschile singolare? Beh, bone, quindi bone, domine è il secondo caso. Andiamo a questo, poi abbiamo pueris, pueris potrebbe essere, è puer pueri, maschile, della seconda declinazione, con er al nominativo. In questo caso potrebbe essere o un dativo o un ablativo plurale, quindi di un maschile. Quindi qual è l'unico che è un ablativo o dativo maschile plurale? Onestis, ok? Andiamo in questo, aridus humus, arida humus, aride humus. Allora abbiamo humus, umi, che è terra ed è un sostantivo della seconda declinazione femminile ed è un nominativo singolare. Qual è l'aggettivo al nominativo singolare femminile? Abbiamo qui arida, quindi era questo il numero 4. Infine abbiamo poeta, poeta è della prima declinazione, ok, ed è maschile ed è un nominativo singolare. Quindi qual è il nominativo singolare maschile degli aggettivi? È questo, quindi clarus, perché è maschile, singolare, nominativo, poeta, maschile, singolare, nominativo. Ecco, questo era l'esercizio.